Terzo KO in quattro gare per il San Nicolò, che nella pioggia che come sempre la fa da protagonista al comunale di Morrodoro, incassa il 2-1 per mano di una Jesina che si riscatta dalla brutta sconfitta in casa della Vispesaro. Campanile deve rinunciare ancora a Gori e Marra, mentre Tersini recupera e va in panchina. E invece un'assenza pesante, quella di Trudo nella Jesina, che però sembra riuscire a fare a meno dell'attaccante. I Leoncelli vanno infatti subito avanti al settimo minuto di gioco. Margherita riesce a superare la barriera da calcio di punizione. Di Berardino non è pulito nella parata e serve di fatto Pierandrei per il vantaggio degli ospiti. La reazione del San Nicolò non c'è. La squadra di Campanile prova con qualche cross, soprattutto dalla destra, a creare qualche grattacapo dalle parti di Bolletta, ma la difesa fa buona guardia. Anzi, la Jesina ha altre due buone occasioni per raddoppiare. Prima Margherita lascia sul posto Ondiaie, prima della mezz'ora, che però riesce a tornare sul pallone in qualche modo e mettere in angolo. Qualche istante più tardi Pierandrei supera Mozzoni e mette in mezzo. Margherita, di un soffio in scivolata, non arriva per ribattere il pallone in rete. Campanile chiama fuori Cane ed inserisce De Carolis per spingere in avanti Maisto e tornare al 4-2-3-1, abbandonando il 4-3-3 iniziale. Al 34esimo il lampo del San Nicolò. La difesa della Jesina questa volta non è pulita nella respinta, serve Di Benedetto, la cui qualità fa il resto per il pari dei biancazzurri. La reazione del Leoncelli arriva prima di rientrare negli spogliatoi, con un tiro a giro di destro di Margherita che finisce alto. La ripresa è subito scoppiettante. Il San Nicolò va vicino al vantaggio dagli sviluppi di una punizione, ma Fabriani non è fortunato. Qualche secondo dopo, dall'altra parte, Di Berardino spinge fuori col pensiero un diagonale di Margherita che si spegne di un soffio sul fondo. Campanile chiama dentro Tedesco, che subito all'ottavo prova di testa a far male a Bolletta con un pallone che però finisce alto. A passare di nuovo avanti è invece la Jesina. La difesa biancazzurra si fa sorprendere da un cross dalla destra del solito Margherita, che pesca di nuovo Pierandrei per la doppietta. I biancazzurri accusano ancora il colpo come nel primo tempo e non riescono a rendersi davvero pericolosi in avanti. I tentativi di portarsi dalle parti di Bolletta sono più dettati dal dovere di cercare perlomeno il pari piuttosto che da una manovra ragionata. La Jesina vede annullarsi anche un gol per presunto fuorigioco dal direttore di gara poco dopo la mezz'ora. Per vedere invece il San Nicolò davvero pericoloso in avanti bisogna attendere il recupero, ma Moretti trova incredibilmente Bolletta a negargli un pari che sembrava fatto. Domenica prossima per la Virtus San Nicolò il riscatto si chiama L'Aquila. Parte un primo quarto d'ora approcciato male, poi per tutta la partita penso che abbiamo avuto il pallino del gioco. Abbiamo sofferto solo su una ripartenza e sul gol scaturito da una punizione e un cross. Io penso che mi fa specie pensare che con la mole di gioco che abbiamo avuto noi non so se finiva la stessa maniera, perché comunque sia ogni qualvolta loro si avvicinavano per un contropiede o per un cross avevamo sempre la sensazione di pericolo, ecco. Lì ci vuole più cattiveria in area, bisogna marcare a uomo, come sul primo gol dopo la respinta del portiere bisogna arrivare prima sulla palla, avere quella fame che a oggi non c'è stata, ecco. C'è stato solo tanto possesso palla, però a livello di conclusioni dobbiamo far meglio. I numeri dicono che è il terzo KO in quattro gare, però non è lo specchio delle prestazioni che comunque fino adesso il San Nicolò ha fatto vedere in campionato. La classifica non è lo specchio vero del San Nicolò. Io invece penso che sia proprio lo specchio giusto, perché i numeri non hanno sentimenti, i numeri parlano chiaro e se occupiamo questa posizione perché lo meritiamo, vuol dire che ci manca qualcosa. Mister, una vittoria buona per mettersi alle spalle un brutto KO e tornare a guardare con fiducia al futuro? Guarda, brutto KO, ripeto, come ho detto ai tuoi colleghi, una squadra giovane deve fare esperienza sul campo. E al di là della forza dell'avversario, mi riferisco alla Vispesaro di domenica, credo che i ragazzi, al di là di tutto, vada apprezzato l'impegno, la determinazione, la voglia che mettono giorno dopo giorno. A volte riescono a fare delle ottime prestazioni, altre volte un po' meno, però credo che questo faccia parte del discorso gioventù. Oggi i ragazzi hanno fatto una buonissima prestazione, probabilmente la prima parte di gioco è stata un pochettino più brillante, più giocata da squadra, e mentre nella seconda forse abbiamo sofferto un pochettino di più, però credo che i ragazzi abbiano dimostrato compattezza, determinazione e sacrificio, che sono secondo me le componenti fondamentali per raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione, cioè la salvezza.